Il sottovia pedonale di Via Milano, chiamato a non isolare il rione Case Parrilli una volta soppresso il passaggio a livello, sarà realizzato a spese di Rete Ferroviaria Italiana. E questo è il nocciolo dell'accordo raggiunto fra il comune di Ponte Cagnano Faiano ed RFI nel pomeriggio di ieri in regione Campania. L'intesa, che dovrebbe far scorrere la parola fine su una telenovela che dura dall'estate, è legata a filo doppio alla riapertura del vicino sottopasso di Via Torino, che avverrà solo quando Ferrovie avrà predisposto il progetto per la realizzazione del sottopasso pedonale. Io ho posto il tema di Case Parrilli come tema centrale, che non può essere isolata, che deve essere un territorio da rivalutare, non a spot, non a chiacchiere, non prevedendo protocolli di intesa che poi sono inutili perché non hanno finanziamenti, non c'è una progettualità. Lo sforzo che abbiamo fatto è stato quello, ringrazio comunque anche RFI e la Regione Campania, Luca Cascone, per aver comunque insistito e supportato l'impegno mio e lo sforzo come sindaco di Ponte Cagnano Faiano. Alla fine si è arrivati a un risultato che per me è eccezionale, cioè la possibilità entro pochissimi giorni, entro 7 giorni, di rivedere quella convenzione che all'epoca è stata stipulata, che fu stipulata, che non prevedeva il sottovia pedonale e soprattutto non era finanziata, un'opera che comunque è quasi di 1 milione di euro e che è insostenibile, è impossibile da fare per le casse comunali di Ponte Cagnano Faiano. Noi sospendiamo quindi questa ordinanza di apertura parziale del sottopasso, ma in qualche modo a strettissimo giro avvieremo con lo sforzo di RFI, quindi non c'è nessun finanziamento, ma Rete Ferroviaria Italiana farà essa stessa quest'opera di sottovia pedonale, e contestualmente all'inizio dei lavori, quindi del passaggio a livello, apriremo il sottopassaggio.